Sono la nave secchia. Ciao, sono Duke, oggi giochiamo un po' a Kerbal Space Program, gioco magari non nuovissimo ormai, anche se ancora in beta, ma ci ho già giocato su Twitch ed è stato apprezzato e quindi ora sono con un esperto del gioco, noto come Gianni B, ma non Gianni B detto normale, Gianni B, così. Ciao ragazzi, sono Gianni B. Esatto, e ora grazie alla sua assistenza faremo qualcosa di più che fare semplicemente esplodere l'astronave come facevo io di solito. Che giustamente dopo una decina di astronavi esplose volete vedere qualcos'altro. O perlomeno ci proviamo. Ci proviamo. Quindi cos'è che facciamo ora? Andiamo a disegnare qualcosa in grado di portarci on the moon, cioè sul nostro primo satellite. Ecco. Questo è quello che avevo già disegnato io, che fa schifo. Tutte quelle cose lì attaccate come dei tumori sull'astronave servono solo per fare degli effetti scenici di esplosione, ma poi questo affare è praticamente una missione suicida, perché mandi le cose in orbita, o più o meno, cioè a un'altezza fuori dall'atmosfera, circa, è fuori dall'atmosfera, dove arriva questo? Più o meno, siamo arrivati a 115.000 metri. Però poi muoiono lì perché non si può rientrare, non ci sono paracaduti né niente, quindi cancella, toglielo pure, vai. E comunque non abbiamo detto niente per quei due poveri giocatori che non conoscono niente di questo gioco. Noi siamo questi omini qua, che si chiamano Kerbaliani. Si chiamano Kerbals. Kerbals, sì, Kerbals. E loro vogliono esplorare lo spazio, noi dobbiamo costruire un'astronave e dargli modo di esplorare lo spazio e arrivare su nuovi pianeti e cose del genere. E quindi dai, iniziamo a costruire qualcosa. Okay. Mandiamo uno solo, singolo. Quindi scegliamo il nostro pod più leggero, però comunque in grado di sopportare un rientro nell'atmosfera. Prima cosa andrei a mettergli qualcosa che non possiamo dimenticare, cioè un paracadute. Che io non metto. Per rientrare. Dovete sapere che Johnny B tiene molto alla vita dei Kerbal, quindi vuole che possano sopravvivere alla missione. E ok, quindi questo è un abitacolo sostanzialmente che può ospitare un solo omino, però noi ce ne freghiamo perché non è che devono fare festa, devono solo andarci su in orbita. Cos'è che hai aggiunto lì davanti? Ok, ho piazzato un bel paracadute. Ah, quello è un paracadute, va bene. Adatto ad una capsula così piccola. E niente, questo sarà il nostro modulo di discesa e che ci servirà anche per tornare sul nostro pianeta, su Kerbin. Ah, ho dato una gomitata al tavolo. Ok. Ok, cercami di darmi una forma un attimo più realistica, ma comunque che ci permetta di attaccare tutto il resto, qualcosa di un po' più voluminoso. Che cos'è quello? Ma un adattatore dalla dimensione più piccola a quella più larga, dove infatti andrò a piazzare un serbatoio, anzi no, ne metto 4 qua sui lati. 4 serbatoi? Sì, dove ci attaccare i miei motori, diciamo il mio modulo di atterraggio che preferisco, appena riesco a posizionarli sui lati. E questo già sembra che potrebbe volare. E sopra non ci mette niente, finiscono così dritti, poi cilindretti. Sì. Poi volendo possiamo piazzarci dei o dei pannelli solari, qualcosa che diciamo fa un po' scena. Io ci metterei qualcosa che esplode. Mettici degli affari di stacco. Ma è tutto peso che dobbiamo portarci in giro? No, sai, lo facciamo esplodere all'inizio. Vabbè, aggiungo un altro serbatoio qua giusto per avere qualcosa di più. E quelle si staccano automaticamente? No, non si staccano, si estendono automaticamente quando arrivi sulla Luna. No, lo devo fare estendere io. Al momento giusto. E ho messo tubi che stai mettendo? Un tubo per appunto fare in modo che il carburante qui dentro sia utilizzato anche. Ah, ma ne hai messi dagli altri motori, l'ho messo per 4 in modo che sia su ogni lato. Quindi il serbatoio cicciona comunica con il tubo con gli altri con serbatoi, tutti quanti, ok, sì, esatto. Perfetto. E niente, se vogliamo scendere sulla superficie ci serviranno anche delle scalette. Quindi i nostri omini in realtà stanno su quel pezzo piccolissimo lì, quello grigio. Sono solamente qui dentro. Ok, il nostro omino è lì. E la scaletta telescopica ci farà scendere sulla superficie. Ah, ok.
che anche questa possiamo ritrarla al momento giusto. Ecco, una cosa che non dimenticherei è il nostro modulo SS, che è quello per stabilire, cioè per fare il pilota automatico, diciamo. Diciamo, per mantenere l'assetto. Ok. Sì. Una specie di pilota automatico. Ecco, farei un'aggiunta anche qui in mezzo. Andiamo a piazzarci il nostro serbatoio di, si chiama RCS, sarebbe quel gas che viene sparato fuori a piccoli getti per direzionarsi, orientare nella direzione che vogliamo. Okay. La nostra navicella, diciamo. È una specie di controllo di precisione per quando devi fare qualcosa. Esatto, che non, sì, per orientarsi. Non ti dà spinta, non è che ci puoi volare, però no, quando però sei in orbita permette di girarsi. Ok. E questi sono gli ugelli. Gli ugelli. Che ci permettono di soffiarlo fuori. Ci servirà per scendere sulla superficie, ripartire e raggiungere Kerbin. Questo è solo il modulo che serve poi, diciamo, per ripartire comunque. Una cosa che si inizia a utilizzare ben dopo di quando siamo partiti da questo pianeta. Esatto, ci manca il grosso. Il grosso, infatti. Che adesso aggiungeremo. Perché non abbiamo chiamato Johnny B per fare una cosa così piccola. Abbiamo chiamato Johnny B per avere una grossa astronave. Decoupler. Un famoso decoupler, spieghiamo che cos'è. C'è un anello che permette di separare i vari stadi. Ah, ok. Del nostro missile. Adesso. Quindi quell'affare lì un po' esplode, no, non esplode. Beh. Fa un'esplosione, cioè si vede il coupler forse si sgancia. Ok, dai, facciamo una piccola esplosione per separare il modulo dal resto che non gli serve più. Terzo stadio. Ma quello lì è un carburante? È un serbatoio? Tutto carburante, sì. Ok. Ma perché non metti quello arancione gigante? Perché lo tengo per dopo. Lo tieni per dopo? Sì, okay. Sì, dopo ne mettiamo un po'. È un motore che non ci serve tantissima spinta. Ma qual è il motore più potente? Il motore più potente è il nostro mainsail. Ah. Come spinta a 1500. Fa vedere com'è. Ed è qualcosa di massiccio. Ok, sì, è bello grosso. Con l'ultima patch hanno aggiunto questo qua, una via di mezzo tra il mainsail e questo che usiamo sul nostro terzo stadio, che è un buon compromesso. Ok, qua ci metterei un altro decoupler. Ok. Questo è un altro di quegli affari che staccano e ti fa automaticamente la copertura. Quella copertura, esatto, lì te l'ha messa automaticamente. Viene creata. Perché altrimenti sarebbe bruttissimo vedere quell'anellino lì sotto il motore e basta. Ok, secondo stadio, diciamo che possiamo utilizzare il nostro grande serbatoio. Già. E comunque il nostro razzo sta iniziando a diventare prendere abbastanza forma. Grosso. Sbaglio, sento un gatto che gratta sulla porta. Ok, il nostro skipper, motore per il secondo stadio. Ok. E questo è il motorino, quello un po' più forte dell'altro, più potente dell'altro? Esatto, sì. È la via di mezzo. Già, ok, la via di mezzo. Andrei a metterci per sicurezza un altro serbatoio, giusto per se sono non rimanere a piedi per strada. Se sono collegati non servono tubi? No. Ok. Condividono automaticamente il loro carburante. E adesso arriviamo a quello che ci darà la spinta più grande, quella necessaria per almeno fare la prima parte di strada. Cioè uscire dall'atmosfera, quasi, diciamo che ci serve la velocità di fuga. Esatto, e dobbiamo tirar su anche tutto il peso degli stadi superiori, quindi ci serve un'accelerazione superiore all'accelerazione gravitazionale del pianeta Kerbil. Allora ho messo uno dei nostri bei motori, ce ne piazzo altri 4 adesso. Sì, sì, perché ne riesco a agganciare i serbatoi. Perché non si mettono? Perché sono stupidi. Sì. Dovrebbero metterli. Vuole un po' di pazienza, eccoci qua. Okay. Così abbiamo la potenza. E non ci metti niente lì sopra? Sì, può darsi. Ah no, invece si è messa. E quello? Questo è un po' di mezzo. Ok, è già qualcosa, ma aggiungerei la parte che mi piace di più. Cioè i booster a combustibile solido, che sono quelli che si accendono, danno il massimo, finiscono e li buttiamo via. Ah, sono dei sigarini?
Sigarilli. Vabbè, questi sono più grandi rispetto a quelli. Chiamali sigarilli. Sigarilli. Oh, giusto per scrupolo. E mettere anche alcuni di questi piccolini che sono i miei preferiti. Mettiamo le superfici aerodinamiche, facciamo in modo che stia assieme. Sembrano degli occhi blu. Quando lo lanciamo. 4. Ma se metti le ali sulle cose che si staccano, poi dopo le perdi quando stacchi le cose. Eh sì. Ah, queste servono solo per tenere assieme le cose. Sì. Ora, a parte la struttura che tiene sul tutto, dobbiamo aggiungere altre parti. No, l'ultima parte che vorrei aggiungere è semplicemente dei sostegni. Quelli per la partenza? Esatto, per fare in modo di riuscire a lanciare. Però, sai cosa? Chi vorrà vedere il lancio di questa nave, che come battezziamo? Battezziamo, direi, Gianni B. Consulting. E lo andiamo a scrivere subito. Sì, è il microfono che cade. Consulting. Ok, perfetto. E la bandiera che batteremo è abbiamo aggiunto anche la bandiera di Ukpool dentro il gioco, perché siamo molto molto avanti. E comunque niente, dicevo che chi vorrà vedere la Johnny B. Consulting volare dovrà guardare il prossimo episodio di Kerbal Space Program. Per ora ci salutiamo e ci vediamo quindi al prossimo video. Alla prossima.